Dal Vangelo secondo Marco. Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati da lui. Mi colpisce tanto in questo Vangelo quella domanda incisa a un certo punto che Gesù fa: Di chi sono? Ovvero, di chi sono io, di chi sono le cose che mi appartengono ogni giorno, il mio denaro, il mio tempo, i miei affetti, tutto ciò che sto facendo. La domanda che fanno questi scribi, questi farisei, questa gente che si avvicina a Gesù in questo momento sembra una domanda giusta, che era giustissima per il tempo. Ovvero, ma dato che noi crediamo in Dio, perché dobbiamo pagare un tributo a qualcuno che per noi non è Dio? Infatti era un modo per non cercare altro che giustificarsi, per cercare di dire: ma qual è la via facile per cercare di evitare di fare qualcosa che non voglio fare, di cui non voglio rispettare nessuna norma. E infatti che cosa fa Gesù? Gesù non ti mostra una via facile, Gesù ti apre una strada, ovvero di discernimento, la possibilità che hai di scegliere ogni giorno di dire a chi io sto appartenendo e a chi sto rispondendo. Questa è la bellezza grande di poter vivere questa relazione con Dio. Nel momento in cui la mia fede, ciò che sto vivendo, sono una serie di norme da osservare, di fatto sì, posso dire è giusto o non è giusto pagare una tassa, pagare queste cose qua e tutto quello che sto vivendo. Sì, perché di fatto il Signore diventa altro che una norma, niente di più e niente di meno. Mentre invece nel momento in cui dentro di me, nella mia vita, Cristo non è più solamente una norma, anzi è una relazione viva e vera con una persona, ecco che lì ogni cosa della mia vita, ogni mio ambito, inizia a domandarmi di chi sono. Sono di Dio o di qualcos'altro? Sono di un padrone esterno a cui sto rispondendo oppure qualcosa di più profondo? Posso avere tanti Cesari all'interno della mia vita, magari è proprio il mio lavoro, a cui di fatto pago un tributo. Pago un contributo in ore di straordinari, in ore di tutto quello che sto facendo, dicendo che così sarò felice, così avrò tanta gloria. Magari il mio Cesare può essere una passione che mi trasporta tantissimo tempo, che però mi toglie il tempo ai miei figli. Oppure una squadra di calcio, la migliore del mondo, che però di fatto che cosa fa? Mi porta via dalla relazione con le persone a cui mi voglio bene. Oppure mi fa fare cose fuori di testa. Ecco, ognuno di noi ha i propri Cesari nella propria vita, a cui risponde e a cui paga dei tributi. Ma dov'è il suo posto? È primo o è secondo? La tua vita, di chi sono, di chi sei all'interno di quello che stai vivendo? Se il tuo cuore e la tua vita è del Signore, ecco che lì dentro puoi dare anche dei criteri di quello che puoi abbandonare e quello no. Oppure anche quello che puoi dire: sì, ti pago questo tributo, Cesare. Ma tanto so che la mia vita, il mio cuore, non lo prendi, perché quello è del Signore, quello solo Lui lo può prendere, solo Lui è pieno. Ecco, Gesù non è che dona risposte facili, dona risposte semplici, ma per strade in cui puoi metterti in gioco, puoi metterti in relazione profonda con Lui. Prova a chiederti anche oggi: ma quali sono i miei Cesari a cui sto rispondendo, a cui pago tributi, tasse di cose che non farei veramente? Invece, dov'è che nella mia vita io sono di Dio, dov'è che dentro nel mio cuore sto rispondendo a Lui con tutto me stesso. E lì inizia a far vedere ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio.